La Croce Rossa ha come programma di progredire verso il terzo paradiso. Il programma è coerente con il progetto del terzo paradiso, che si concentra in un simbolo, quello del triplo cerchio. Tutte le differenze sono presenti nel triplo cerchio e i due cerchi esterni rappresentano ogni cosa diversa che entrando in conflitto produce guerra, le producono guerra, producono tensione, producono morte e violenza. Nel centro c'è un cerchio che unisce invece, il terzo cerchio, il terzo paradiso, che unisce e crea una situazione prima inesistente, è il simbolo della creazione. Al centro si mettono insieme le differenze per creare qualcosa che non esisteva ed è il terzo paradiso. Ho connesso il simbolo della Croce Rossa con il simbolo del terzo paradiso. Nella parte sinistra, nel cerchio di sinistra, c'è un segno verticale, nella parte di destra, nel circolo di destra, c'è un segno orizzontale. Al centro il segno orizzontale e verticale si incrociano, prendono possesso dello spazio e creano la Croce Rossa, che è la massima adeguazione alla proporzione, all'equilibrio, alla convivenza, alla pace.